Buongiorno, come state? Tutto bene? Come sempre siamo nel nostro post, nel dopo di quello che è successo questa mattina e devo dire che è stata un'altra mattinata veramente interessante e simpaticissima. I temi, insomma, trattati, quello che abbiamo recuperato martedì scorso, che non avevamo fatto, ovvero quello che era, che cosa facevate nel pomeriggio invece di studiare. Veramente ancora una volta hanno dato fuori il meglio di voi, perché avete raccontato un mucchio di cose interessanti. Ad esempio, partendo, diciamo così, da Peter, vabbè, che intanto mi aveva detto della spa che ho ringraziato. Tornando a quello che era il tema, era il pomeriggio a casa di mio compagno, compravamo sigari toscani seduti attorno al tavolo di forma rotonda e si svampava il sigaro. Sembrava una bisca clandestina. Di qui poi si è partito un po' a parlare anche di quelle che erano, diciamo così, le sedute spiritiche, come Claudio, che in realtà insomma ne ha fatta una, ma poi è rimasto anche un po' scottato, impaurito di quello che era successo il giorno dopo, questo segno bruciato lasciato su un manico, che in realtà poi lui dice autosuggestione, non lo so, ma non l'ho mai più fatto. E con Claudio parleremo anche del suo libro legato appunto ai fantasmi, ai misteri. E poi altre volte invece, tipo Peter, continua a dire si studiava, si andava nel box a suonare e a bere, ma molti altri hanno anche, diciamo così, passato un po' quello che era il suonare, tante volte. E poi invece Simon e anche Megana Turista, ad esempio, andavano, diciamo così, in campagna e quindi cercavano di vedere un po' quelle che erano le bellezze locali del territorio, ma anche i primi approcci col mondo naturista, almeno per Megana Turista. Si giocava anche a Monopoli, Simon diceva che giocava a Monopoli, un gioco che durerebbe per giorni e giorni e giorni. È vero, anch'io ci ho giocato molto volte con le ragazze e ho sempre detto basta, non ne posso più perché non finisce mai. Va bene. E poi ancora invece la ricorrenza era il 1º giugno, come festa a scuola si faceva il bagno notturno a Mondello e qualcuno lo faceva nudo. E anche qui io ho detto ci sarebbero tante cose da raccontare su quello che si faceva. Luciano, anche lui ha fatto una seduta spiritica alle superiori, ma ha detto più che spiritica con gli spiriti era dovuto agli alcol, a quello che insomma ci davano i fumi dell'alcol. Ancora, insomma. Una cosa interessante è che, ad esempio, Eugenio invece era il solito secchione, dobbiamo dirlo, che ci ha detto che a lui piaceva studiare, ma comunque al pomeriggio li passava a giocare per strada con i suoi amici. E questo anche è bello perché ci ha riportato indietro negli anni a parlare un po' di quando scendevamo in cortile. Dopodiché Marcello ci ha messo un po' più di anni invece a finire la scuola, ma non importa. Lì la cosa interessante, ad esempio, Afonso, che dice che andava in bicicletta nei campi di grano, ricorda uno dei primi baci dati proprio a una sua amica durante un giro in bicicletta per andare a rubare le angurie. Io dico, ma Afonso, le angurie andavi a rubare, poi le mettevi, diciamo così, nel cestino. Non ricordo quante volte sono andata a scuola, anche se i miei sapevano che ci fossi andato, che non era andato a scuola, anche se i suoi lo sapevano. Alcune volte hanno pure scoperto i professori e addirittura è stato anche Eugenio accompagnato a casa proprio da un professore, mentre qualcun altro da un bidello. Insomma, anche questa cosa, insomma, che genitori sapessero o non sapessero se si andava a scuola, è cosa comune, prassi comune, cioè chi ha perso un po' di anni, anch'io, no, non un po', ma uno solo, diciamolo. E poi, appunto, la mega naturista, come si diceva, in giro in bicicletta. Poi, giochi riguardanti materie scolastiche ci aumentavano ad aumentare le nostre conoscenze culturali, quello che dice mega naturista. E poi, ecco, Maurizio invece a lui a casa gliel'aveva dato il passaggio un bidello. Peter mi chiedeva se ero bacchettona. No, io non sono bacchettona, non ero bacchettona.
Maurizio giocava con un dado facendo gli scontri con le squadre di calcio e io lì ho detto: mamma mia, io mi ricordavo quando giocavo con le figu, le classiche figu in cui le tiravi contro il muro e poi dovevi farle cadere su quelle degli avversari. Bellissimo, mi sono divertita. E poi chi invece veramente lì ha dato il meglio di sé. Allora, Eugenio, per non fare lezione di francese, aveva registrato gli uccelli nel bosco, poi avevano messo un registratore fuori dalla finestra, volume altissimo. L'insegnante non poteva spiegare francese perché diceva che c'era troppo rumore, gli uccelli facevano troppo rumore. Mentre Peter, per non farsi interrogare, ha organizzato con tanto di cartellonistica uno sciopero. Finto al portone della scuola e tra l'altro questo sciopero è stato riuscitissimo e sono andati a giocare a praticamente ping pong e devo dire che qui voi avete veramente dato il meglio di voi, senza contare poi quella insegnante di prof di matematica trentenne che faceva fumare in classe e che le si dava del tu, questo poi si viene un po' avanti con quello che succede anche oggi, non fumare ma insomma dare del tu. E poi, insomma, avete scritto veramente tantissimo, che non riesco neanche più a ricordare tutto quanto. Alle scuole superiori la mandai a quel paese, il preside, gli ultimi giorni di scuola perché lo faceva studiare, li faceva studiare, loro volevano giocare. Questo è il nostro maestro che, insomma, ci racconta questo. Ah, mi ero persa Simon che poteva guidare di nuovo la sua macchina, che bello. Le telefonate bomba, vabbè, quelle erano un classico che ci racconta Michele. E naturalmente, insomma, cosa abbiamo detto? Ah sì, poi praticamente abbiamo dato il tema per la prossima settimana. Che però, come vi dicevo, io non ci sarò la prossima settimana, ma insomma troveremo il modo di sviscerare questo tema che è stato dato da Peter. Cosa hai fatto quella notte lì? Vabbè, e qui ne usciranno di belle. Abbiamo chiuso poi parlando, come sempre, ancora di scuola e abbiamo tirato in ballo quelli che sono i tre camperisti, e quindi insomma un po' capire che cosa potremmo anche parlare con loro di scuola e del fatto che il ragazzo praticamente non va più a scuola, ma segue loro. Con questo è tutto, grazie come sempre, ci vediamo la prossima volta. Siete stati tantissimi. Bacioni.